Salve ragazze e ragazzi, oggi volevo parlarvi di questa vernice finale per resina della Pebeo, si chiama Gedeo. Questa vernice l'ho acquistata qualche giorno fa da 3G Gorla a Roma. L'ho acquistata perché facendo le colate di resina negli stampi in rubaforma, in pasta rubaforma, gli oggetti, cioè i cabochon o qualunque cosa io colassi, cioè il risultato era un velo opaco sopra la mia creazione. Quindi, siccome volevo che brillasse, che fosse più lucente, più lucida, cioè, ho acquistato anche degli stampi in plastica con cui riesco a fare le mie creazioni e vengono, una volta tolte dagli stampi, molto lucide. Però ovviamente la cosa non è che mi piacesse poi molto, perché io comunque, se voglio crearmi uno stampo, una cosa particolare mia, non capisco perché non posso utilizzare, cioè poi il risultato diventa opaco e non mi piace. Allora ho comprato questa vernice. Ora vi faccio capire di che cosa sto parlando. Allora, quando si fa uscire da uno stampo in plastica il cabochon ha questa lucentezza. Vedete? È lucido, effetto specchio. Ok? Quando invece il cabochon esce da uno stampo in rubaforma o qualunque pasta, insomma, che serve per fare questi calchi, il risultato, vedete, è più opaco, cioè la superficie non è lucida, ha come se ci fosse un velo opaco. E quindi ho acquistato questa vernice e così ho fatto la mia prima prova. Allora, guardate, questo cabochon che vedete qui era opaco come questo. Con una sola passata, senza dover fare caricare il pennello o quello che sia, cioè una semplicissima passata, il cabochon è diventato lucido. Quindi, se fai una seconda passata, sicuramente l'effetto sarà ancora più a specchio. Quindi, vedete la differenza? Questa cosa veramente, insomma, mi è piaciuta. Si asciuga dopo 2 ore, quindi non appiccica, non dà cattivo odore assolutamente. E quindi, insomma, sono soddisfatta di questo risultato. È pur vero che comunque questa vernice costa un pochino, io l'ho pagata 9,90 euro, mi sembra, da 3C Gorla, però vi posso assicurare che comunque sono 110 ml, non è poca, e poi ce ne vuole poca per poter lucidare, insomma, le vostre creazioni. Questo c'è tutta l'esplicazione in italiano qui dietro. Dice: la vernice glass più a base di solvente permette di dare una finitura brillante ai vostri lavori. L'applicazione con un pennello, vabbè, loro parlano di un pennello Cobra, Deco, Piatto, sempre della Pebeo, ma potete utilizzare qualunque pennello, garantisce la massima resa ed essicca in 2 ore. Sì, in effetti è vero, in 2 ore mi si sono asciugati completamente i miei lavori. Quindi io, per quello che posso dire, questa vernice è buona. Quindi questo è quello che vi volevo dire. In più vi volevo far vedere un'altra cosa vi volevo dire. Allora, vedete questo cabochon che vi ho fatto vedere prima? È rigato, ok? Perché l'ho tolto prima del tempo dallo stampo e quindi ho creato, ovviamente toccandolo, delle righe. Allora, ho chiesto di nuovo consigli ai ragazzi che lavorano nel negozio di 3G Gorla e mi hanno detto che scartavetrando la superficie fino a togliere il graffio e poi passando questa vernice della Pebeo, il risultato sarà sicuramente di nuovo come se fosse stato, cioè non fosse mai stato rigato. Quindi questo non l'ho ancora provato, però mi hanno dato questo consiglio. Quindi, se avete qualche cabochon o qualcosa in resina che vi si è rovinata, con questa vernice, una volta scartavetrata e riportato ovviamente alla superficie liscia, passate questa vernice, si lucidirà di nuovo e il risultato sarà ottimale. Quindi questa è già una buona cosa, perché può succedere che si rovinino le superfici della resina. In più volevo farvi vedere
Sicuramente molte ragazze l'hanno viste sul gruppo di Facebook Mani Creative Forum, però adesso ve li faccio vedere in video. Allora, questi sono degli orecchini in resina che ho fatto in questo ultimo periodo. Allora, questo è un color verde bosco con tutti i brillantini, a cui ho aggiunto una perla in vetro nei colori grigio, bianco e bronzo. E ho fatto una monachella in forma diversa rispetto alle altre, con uno svaroschino verde per abbellire insomma la monachella. Questo è un paio di orecchini. Poi ho fatto quest'altro orecchino, invece questo è leggermente più panciuta la parte bassa e è sempre a forma di goccia. Questo è un celestino molto chiaro, sempre con dentro pagliuzze dei brillantini e ho messo una perla rosa e questa monachella che è diversa. Questa mi sembra che l'ho presa da Hobby Creativi e non mi ricordo dove l'ho presa. Comunque non è fatta da me. E poi, per ultimo, invece, quest'altro orecchino, sempre con la forma un po' più panciuta, trasparente con dei glitter all'interno, sono tutti glitterini. Questo veramente che questa volta volevo provare a farci venire l'effetto bollicine dentro, non ce n'è venuta neanche una. Vabbè, comunque mi piaceva insomma far vedere anche le bollicine, invece no, sono solo glitter e di bollicine non ce ne stanno quasi per niente. Questa cosa mi ha veramente inquietato. Vabbè, poi ho messo questa rosellina che me l'ha regalata 75 ma anche 75 e qui uno svaroschino verde che ho messo nella monachella che ho creato io. Questa qui è una monachella fatta da me. Ecco, questi sono cioè, i miei ultimi lavori perché ho fatto molte sperimentazioni. In questo periodo, ragazze, sto sperimentando tantissimo. Sperimento, sperimento, non concludo niente. Infatti devo fare ancora delle cose importanti e credo che mi fermerò con le sperimentazioni e comincerò a creare qualcosa di serio e di intelligente. Io spero che anche questa volta di esservi stata utile. Vedo veramente con molto piacere che molte di voi stanno prendendo piede con la resina, visto che fate dei bei lavoretti, che mi seguite con molta attenzione. Io vi ringrazio, ma comunque anch'io voglio imparare da voi perché queste, come sapete, sono tutte mie prove, cioè io non ho studiato, non ho imparato da nessuna parte, facendo le prove riesco ad avere dei risultati più o meno belli, insomma, quello che sia. E quindi, insomma, ecco ragazze, se avete anche voi qualche novità, qualche cosa, insomma, fate questi video, aiutateci. In più, se vi volete iscrivere al gruppo Mani Creative Forum che è su Facebook, mi farebbe veramente piacere perché è un gruppo, insomma, di condivisioni di queste non soltanto dei gioielli, anche decoupage, uncinetto. In più c'è il forum Mani Creative che comunque ha bisogno anche di voi. Quindi mi farebbe piacere, insomma, se mi aiutaste anche in questo mio piccolo sogno. E ora vi saluto veramente perché, insomma, vi ho veramente ammorbato anche questa volta. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, un bacio.